Buon pomeriggio a tutti e bentornati, cari amici di Suor Luigia. Vedete, io sostengo che la città più civile al mondo, debba avere più giardinieri che vigili urbani, perché i giardinieri ci arricchiscono di verde e i vigili urbani, per dispetto, vi fanno stare al verde. Voi pensate che cosa sarebbe il nostro ambiente esterno se le piante sostituissero i piantoni? Se i parchi fossero curati, se i balconi si giudicassero dai fiori e se sui terrazzi si coltivasse l'orto, il pomodoro, la zucchina, il peperone. A Bari non possiamo lamentarci, è un capoluogo total green. Ecco il nuovo country club che è stato ricavato da una linea ferroviaria dismessa. Qui insetti e animali giocano a golf. In un'oasi verde esclusiva, vietata agli esseri umani. L'altro giorno dovevo fare gli esercizi spirituali che fa anche Romina Power per allontanare la tentazione di Albano. E così ho comprato di tutto il Vangelo del Gossip. E sono andata ai giardini Chiara Lubich, dove c'è la libera università all'aperto del 37. Ho sentito molte lamentele. Per esempio, gli alberi erano seccati, direi molto seccati, di non ricevere una potatura a tasso zero e di essere concimati notte e giorno da cani senza il permesso di soggiorno. Lì dentro ci vorrebbe almeno un giardiniere, anche se come vedete ci sono tanti vigili urbani che fanno la guardia inflessibile al patrimonio pubblico. Ecco le bici pubbliche a noleggio, in un ottimo stato di conservazione. Gli mancano le ruote, i freni, i fanali e la catena. Ma a Bari non si può avere tutto e subito. Abbiate pazienza, cari contribuenti. La pazienza è la virtù dei fessi. Nel frattempo usate le bici private. Però mi raccomando, se siete donne, travestitevi da uomini, perché se gli automobilisti allupati scorgono il vostro provocante perizoma, finirete sul cofano della macchina. Ma soprattutto usate le piste ciclabili, come questa di Corso Italia, che vi porta dal Redentore alla stazione, senza avere l'ingombro delle auto immobili. Il professor Tacchino, esperto in obesità, ripete che bisogna togliere le pance agli italiani. Quindi, se volete stare bene, dovete eliminare i grassi del vostro corpo, non Giacinto Lucariello o il Mago Ciccio. State in movimento e continuate a schiappettare coi balli caraibici o pedalate, perché come scrisse Einstein, la vita è una bicicletta, bisogna pedalare per non perdere l'equilibrio. Io personalmente preferisco passeggiare, ma in questa città che ha 200 negozi di scarpe è praticamente impossibile camminare in santa pace. Sul marciapiede un salame su tre mi dice: "Ma sei suora?" No, sono una cubista pentita del Divine Follie. "Ma sei una vera suora?" E mi sono già vestita per il carnevale di Putignano. Se attraverso le strisce pedonali, per bloccare i pirati della strada o i tassisti spericolati, devo accorciare la sottana. Meditare in silenzio è praticamente impossibile perché dagli stereo dei topini arriva a 3000 watt il fiorfiore delle compilation neomelodiche. E le Harley Davidson, che vengono vendute senza il tubo di scappamento, quando accelerano sembra che scorreggiano a ripetizione. Se mi appoggio un attimo perché mi sono stancata, arriva il professore di italiano e mi dice: "Suora, spostiti, che tengo la macchina sopra gli handicappati." Che la Madonna vi protegga, cari pedoni. E adesso fatevi un po' di catechismo con il nostro inimitabile professor Indigeni Trifone. Che cos'è il 20 giugno? È Santo Giovanni. San Giovanni, ogni culum passa da un canto. Che significa? Che a San Giovanni ogni fiorone, culum, fiorone, passa dalla gola. Che cosa deliziosa! Il fiorone che passa dalla gola. E tutti ne sono golosi del culum, fiorone. Frutto del fico. Il fico
Ricordatevi, è una pianta che nasce qui nel territorio meridionale ed è una bella cosa questa. Buongiorno a tutti. Oggi sono andata al centro città, ma come la cella richiama il condannato, il mare richiama l'abbronzato, Piazza Umberto richiama l'incannato. Ero seduto su una panchina aspettando un raggio di sole quando mi si è seduto accanto a me un nero e mi ha detto: Ufra, vendo fumo. Vendi fumo? Mi dispiace per te, figlio mio, ma devi cercare di essere un po' più sincero. Ma che cosa hai capito? Vuoi marocchino? E che mi ha preso per una musulmana? Io ho sposato Cristo e non sono ancora separata in chiesa. Così mi sono allontanata e ho capito che per stare in santa pace ci vorrebbero le panchine a due posti, le cosiddette panchine smart. Cari fratelli e care sorelle, adesso devo lasciarvi. Ieri sera sono stata invitata a una rassegna di cinema coreano, ma io non ci vogo perché quelli hanno lo schermo a mandorla che vado a fare. Io preferisco lo Splendor nella parrocchia di San Giuseppe, che se qualcuno lo chiuderà sarà punito per l'eternità. Saluto il mio editore, lo vedete mentre legge con espressione di gioia i testi del mio autore. Telebari è una grande famiglia e chi la vede a noi somiglia. Come sempre vi saluto con il mio miglior sorriso e a domani.